Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 20 gennaio l'Assemblea ha designato i presidenti di Giunta e Consiglio regionale Sergio Chiamparino e Mauro Laus e il capogruppo di Forza Italia Gilberto Pichetto a rappresentare il Piemonte per l'elezione del Presidente della Repubblica dal 29 gennaio con la riunione del Parlamento in seduta comune. Il Presidente Mauro Laus. Deve essere un profilo di alto livello, soprattutto da un punto di vista internazionale. Ecco, questa è l'identikit del profilo che io lancerei. La persona corrispondente a questo identikit io personalmente l'ho già trovata, a mio avviso è il sindaco Fassino, e comunque mi rimetterò alle indicazioni della maggioranza semplice del mio partito. Gilberto Pichetto, Forza Italia. Io sono naturalmente soddisfatto, spero di rappresentare bene il Consiglio regionale del Piemonte, naturalmente con la casacca della mia ditta a livello nazionale e naturalmente con il voto che sarà definito da parte del mio movimento politico. Approvato il 20 gennaio anche il testo per la riqualificazione della spesa regionale. Tra le novità, la gestione delle casse delle aziende sanitarie da parte di Finpiemonte, la razionalizzazione delle società partecipate e la revisione dell'Agenzia della Mobilità Piemontese. Nasce l'Agenzia Foreste e Territorio che viene integrata con l'IPLA. Andrea Appiano, Partito Democratico. L'obiettivo evidente è quello di contrarre la spesa e riqualificarla. Presumibilmente servirà almeno un'altra seduta per completare tutti gli articoli e per passare alla discussione sugli ordini del giorno. Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle. Abbiamo proseguito il nostro lavoro sugli emendamenti di merito che vanno a migliorare il testo. Molti di questi sono già stati approvati. In particolare in questo momento stiamo discutendo della parte che riguarda il trasporto pubblico locale. Firmato il protocollo d'intesa per l'accesso radiofonico e televisivo tra Corecom e Rai Piemonte. Gruppi, enti e associazioni potranno produrre, anche con l'aiuto gratuito della Rai, trasmissioni di 5 minuti, poi trasmesse sulle frequenze piemontesi. Bruno Geraci, presidente Corecom. Diamo voce a chi non ha mai avuto voce di potersi presentare per televisione e per radio. Tutte le associazioni che vorranno si rivolgeranno a noi, al Corecom, e potranno accedere a questi programmi. Anche quest'anno l'Osservatorio sul fenomeno dell'usura, in collaborazione con l'ufficio scolastico, indice un bando di concorso per promuovere la cultura della legalità e l'uso responsabile del denaro. Gli studenti vincitori parteciperanno a un viaggio studio in località significative per la lotta alla mafia. Informazioni sulla pagina internet dell'Osservatorio. Sono ripresi gli incontri del caffè letterario nella biblioteca della Regione Piemonte di via Confienza 14 a Torino, occasioni per conoscere opere di autori ed editori piemontesi ogni giovedì alle 15:30. Il prossimo appuntamento è il 29 gennaio con la presentazione del libro Water for Unity, agire sulla memoria dell'acqua per cambiare il mondo, di Alice Basso. Ed è tutto, altre notizie e approfondimenti sul sito cr.piemonte.it. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.